Ailey Kona è la regina della musica pop, è l'artista che è riuscita ad incantare generazioni intere lasciando tutt'oggi un'impronta indelebile nella storia della musica. Madonna ha sfidato le convenzioni, ha fatto della sua musica una bandiera per l'individualità e l'espressione senza limiti. È stata una ribelle, un'icona della moda, dell'arte e una voce che ha amplificato le sfide sociali. Madonna è storia e finalmente sta arrivando a Milano. Ladies and gentlemen, sta per arrivare il gran giorno, il Madonna di Celebration Tour, ovvero il concerto che celebra i 40 anni di carriera della regina del pop mondiale. Secondo te io potevo perdermi una cosa del genere? Ma neanche per tutto l'ora di questo mondo. Non ti nego, assolutamente non nego, che è stato difficilissimo, è stata un'impresa comprare i biglietti per Madonna. Era il 18 gennaio del 2022. E Teo ed io eravamo a Bologna a vedere il concerto di un altro bellissimo e grandissimo artista, ovvero Robbie Williams. E due giorni prima del suo concerto, che parentesi, bellissimo, mi arriva un'email, una notifica. Che dice? Madonna di Celebration Tour. Il 23 novembre del 2023 a Sago Mediolanum Forum, pre-sale esclusiva, biglietti in vendita dalle ore 10 alle ore 18 di giovedì 19 gennaio 2023. Che? Madonna? No, vabbè. Tanto tempo fa, con mia mamma, ci eravamo ripromesse che qualora Madonna fosse venuta in Italia, saremmo andate insieme al concerto. Oltretutto, io e Teo, quando facevamo animazioni, avevamo uno show completamente dedicato a Madonna. Cioè, noi ci siamo dovuti imparare a memoria tutte le coreografie di Madonna, che probabilmente oggi non ci ricorderemo al 100%, però immaginati la bellezza di quello show. Cioè, per noi era uno degli show più belli in assoluto. Fatto sta che, raga, è Madonna, cioè... Quei biglietti dovevano essere nostri, sì o sì, no matter what. Al che, credo come tutti quanti, mi sono messa la sveglia, mi sono messa l'allarme per le 9 del mattino del giorno dopo per acquistare i biglietti appena avrebbero aperto la prevendita. Arriva il 19 gennaio e io ero prontissima. Il mio dito era prontissimo per selezionare e pagare i biglietti. Si aprono le prevendite, io clicco. Ovviamente il pit era completamente full, era sold out. Ma a noi non ce ne frega niente, perché Madonna ce la guardiamo anche ben volentieri dalla piccionaia. Chi se ne frega? E allora controllo, seleziono i posti, vado per pagare e boom! Sold out. Cioè, non ho potuto comprare i biglietti. What the fuck? Cioè, ero lì, dovevo solo pagare una barca di soldi, ma dovevo solo pagare. No, sold out. Qualcuno, qualche agenzia, qualche bot, non lo so, è stata più veloce del mio dito, il che per me era impossibile, perché realmente io in due minuti, meno di due minuti, ero già alla fase del pagamento. Mi sono abbastanza irritata, perché non era possibile, non ci credevo proprio, veramente non erano passati neanche due minuti. Allora con Teo abbiamo pensato di chiamare l'American Express, il servizio clienti, che generalmente ti aiutano soprattutto e anche per queste cose. Abbiamo chiamato, la signorina ci ha detto che anche per loro è stata una follia, perché praticamente Madonna in tutta Europa nel giro di 5 minuti dall'apertura del pre-sale aveva fatto ovunque sold out, ma che secondo lei avrebbero annunciato nuove date e che quindi, qualora l'avessero fatto, ci avrebbe richiamato per bloccare dei biglietti. Passano seriamente 10 minuti e io inizio a vedere sull'app che Madonna annuncia nuovi concerti, prima a Lisbona, poi a Colonia, poi a Barcellona e poi a Milano. Mi sono subito fiondata, il pit di nuovo full in 0 secondi, io non lo so, vabbè, non ce ne frega niente. Seleziono i posti più decenti che vedo, nel mentre Amex chiama Teo, gli dice che Madonna aveva annunciato una nuova data, ovvero il 25 di novembre del 2023, e... sì, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a comprare sti benedettissimi biglietti per la regina del pop. Che fatica! E allora ovviamente abbiamo subito chiamato mia mamma, annunciandole appunto che il giorno 25 novembre del 2023 lei sarebbe dovuta venire qui a Milano per assistere al concerto della regina del pop, ovvero Madonna. Chiaramente tutti eravamo al settimo cielo, tutti felicissimi dal primo all'ultimo. Dovevamo solo aspettare giusto un annetto per il grande giorno.
Ma nel frattempo succede una cosa. A health scare tonight for Madonna. Some shocking news break in just the last hour here. One of the world's biggest stars is recovering after she was sent to the ICU. She has postponed her celebration tour because what her manager calls a serious bacterial infection. Madonna si ammala e la sua tournée di celebration tour rischia di essere cancellata. Non è possibile, di nuovo diamine, non è possibile. Nel 2009 c'era capitata una cosa abbastanza simile. Io e mio fratellino eravamo riusciti a convincere nostra mamma a portarci a vedere il concerto del re del pop, del nostro cantante preferito, di uno degli artisti più grandi della storia della musica, ovvero Michael Jackson. Ma questo stesso anno... Now on to one of our other big stories, the king of pop has died. Michael Jackson muore e il suo show This Is It viene cancellato. Fortuna che nessuno aveva comprato ancora i biglietti, però che amarezza. Al che ho pregato in aramaico sia per lei che insomma si riprendesse, ma soprattutto per il nostro portafoglio e per l'esperienza che ci saremmo potuti perdere nuovamente. Ma poco dopo la grande regina del pop si riprende e inizia la sua tournée il giorno 14 ottobre del 2023 con la prima tappa a Londra. Eccoci! Siamo da sagoma, ma chi andiamo a vedere? Madonna! A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Guarda dove ti ho portato! Funny how you had the best of the. I don't know if I make it home. Gli occhiali sono. Cioè, io vorrei dirti che siamo attaccati al palco! Sei seduta, ma sei attaccata al palco! Sei contenta? Erano realmente dei bei posti, si vedeva bene tutto. Nell'attesa che uscisse la Queen Madonna c'era il DJ che animava la serata e le persone iniziavano ad entrare nel mood. E io mangiavo pure popcorn. Si aprirà il concerto di Madonna e Bob Drag Queen. Damn, I look good. I need you all turned up because this is not just a show. This is not just a concert. This is not just a party. It's a celebration. Non riesco a descriverti l'energia di questo concerto. La scenografia eccezionale, le coreografie assolutamente uniche e ribelli. Lei è stata incredibile e parliamone, a 65 anni. Chiaramente non si muove come ai vecchi tempi, mi sembra ovvio e anche naturale. Oltretutto credo che avesse un problema al ginocchio, per poi non dimenticare la malattia che le ha fatto rischiare la vita qualche mese fa. From an induced coma, and the doctors say, well, we don't know. Your children are here to say goodbye to you. I was like, wait, what? No, I have to go on tour. Ma sai una cosa? Nonostante tutto questo, lei era lì e insieme al suo staff ha brillato sul palco come solo lei sa fare. Siamo tutti rimasti entusiasti dal suo concerto e soprattutto dalla sua grandezza. Coi suoi 40 anni di carriera, Madonna ha dimostrato ancora una volta di essere un'icona senza tempo, capace di coinvolgere tutti, dai più giovani ai più grandi, e ricordandoci di esprimerci e credere sempre in noi stessi. Never believe or accept anyone's limitation on you. No one can tell you what you cannot do. And you will make the impossible.
impossible. Ma,